Il mare unisce, la terra non divida. È questa l'esortazione del Centro Astalli in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Siamo nati per parlarci, stringere patti, scambiare ricchezze, non per lasciare il Mare Nostrum in mano a trafficanti senza scrupoli, che ne hanno fatto un cimitero per migliaia di migranti in fuga da guerre e dittature. Riportare l'attenzione su persone che hanno già pagato un prezzo alto per le proprie idee politiche o per la propria fede è qualcosa di doveroso in un momento in cui in nome della crisi si passa su tante cose. E allora mantenere viva l'attenzione sui rifugiati è doveroso anche perché siamo ancora a chiedere un sistema di accoglienza progettuale rispettoso della dignità delle persone e dei diritti di queste persone. Insieme all'Italia, tutta l'Europa dovrebbe abbandonare le inutili politiche di contrasto, di chiusura e spendere più risorse per accogliere in maniera progettuale. La giornata, celebrata insieme a Cecil Chiang, ministro per l'integrazione, e Ignazio Marino, sindaco di Roma, ha rilanciato il colloquio sulle migrazioni, con questo titolo che è esortazione ma anche monito. Il mare unisce, la terra non divida. L'incontro, organizzato in collaborazione con la Pontificia Università Gregoriana e moderato da Don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, ha ospitato inoltre Michelangelo Ayuso Guichot, segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, e Hassan Abouyoub, ambasciatore del Regno del Marocco in Italia. La partecipazione è stata come sempre molto sentita e significativa è stata la presenza di oltre 100 rifugiati che vivono a Roma. Il sindaco Marino non ha voluto mancare questo appuntamento e ha dichiarato che il suo lavoro a Roma porterà la città a diventare punto di riferimento morale sul tema dei rifugiati in Italia e in Europa. Il ministro Cecil Chiang ha voluto invece rivolgere il suo personale pensiero all'uomo somalo che si è suicidato dopo aver saputo di non aver ottenuto l'asilo politico. Lo dico con forza, ha detto il ministro, di questa morte siamo tutti responsabili. Per questo, ha continuato Cecil Chiang, è fondamentale mettere in moto un processo culturale che porti ad un nuovo modello di cittadinanza. Un modello che consenta l'integrazione di quegli immigrati e rifugiati che da anni si sentono italiani. Sarebbe un'altra Italia, o forse l'Italia più antica, quella capace di essere braccio allungato verso il sud, capace di essere sponda, approdo, e non più solo barriera e confine.